Allora, io non sapevo che video fare per questa settimana. O meglio, ho delle idee, però non avevo voglia di girarle. Cosa ho fatto quindi? Mi sono messa a vedere video su YouTube. E mentre vedevo i video su YouTube mi sono resa conto che erano le 9:30, anzi le 9:40. E che non dovevo ascoltare la vocina nella mia testa che mi dice non mangiare, non mangiare, non mangiare. E quindi mi sono detta, cuciniamo qualcosa. Cosa cuciniamo? Cosa cuciniamo? Ho visto che c'erano queste, delle patate. E mi sono detta, facciamo la pasta e patate. No, troppo dopo, cioè, buona, fantastica. La so fare? No, chiamiamo mia madre. Chiamo mia madre e le chiedo, mamma, come si fa la pasta e patate? Non mi risponde al telefono. E quindi mando un messaggio vocale su WhatsApp. Mamma, come si fa la pasta e patate? E lei mi gira la ricetta di Zano Zafferano. Quindi, andiamo a guardare la ricetta. Iniziamo a cucinare. Dosi per 4 persone, quindi devo dividere. Vado un po' a minchia, tanto vado come mi pare. Costo basso. Tra quelle cose che non abbiamo e le cose che non ce le mettiamo, abbiamo tantissima roba, verrà veramente una pasta e patate meravigliosa. Cazzo vuol dire mondando? Mondando sedano, carota e cipolla. Che vuol dire mondando? E dove cazzo sta il tagliere? Oh, il tagliere. No, non la patata dopo, le cipolle. Come si tagliano le cipolle? Ho un coltello! Ok, ho tolto la buccia, una cipolla, sono di patata! Ce l'ho fatta, sono un genio, sono brava! Forse ne metto solo una, sai? No, meglio metterne due. Penso che mondando voglia dire farlo con la mandolina, che è tipo la mezzaluna. Ma io non ce l'ho la mezzaluna. Non capisco un cazzo, tanti. Mi taglio a quadratini, non me ne frega un cazzo, faccio come mi pare. Oh mio Dio, mi fanno male gli occhi, no? Mi viene da piangere. Cipolle. Mi fanno male gli occhi, mi fanno male gli occhi. No, non ce la faccio. L'altra cipolla non la taglio, ne metto solo una. Adesso devo... Io le patate la tengo con la buccia, vaffanculo. Sono buona le bucce, la buccia delle patate. È buona la buccia delle patate. Io non la mangio se... Fritta è buonissima. Poi non so se sia buona anche... Boh, cotta nel sugo di patate. Ho fatto rosolare la cipolla, tagliata molto bene, mi dicono. Sono proprio a cubetti questi. Questi sono cubetti. Ci mettiamo la patata. Non dico plurale perché è una patata che ho tagliato. Considerando che non volevo mangiare una patata è tantissimo per me. Se sentite in sottofondo c'è un video YouTube, ma io ho deciso che mentre cucino qua, guardo YouTube, ci metto un po' di concentrato, visto che sono solo qualche minuto, e ci devo mettere 600 grammi di acqua. Allora,
dove sia la brocca, quindi useremo un bicchiere e metto per 4 e direi che un bicchiere e mezzo vada bene. Così sembra abbastanza uno schifo. Io mi fido perché mi fido, ma cioè guardate. È acqua rossa con le patate crude. Forse avrei dovuto farle. Ma mica devo fare le patate al forno, devo fare le patate. La pasta è patate, quindi penso che si cuociano nell'acqua. Le cipolle non si vedono per fortuna. Sembra un brodo brutto. Allora, l'aspetto è migliorato. Non c'è più acqua, quindi devo aggiungerla, però dopo questa mezz'ora l'aspetto è migliorato. E qui dice che devo schiacciare le patate. Non riesco a schiacciare, è un problema. Non schiacceremo le patate. Dobbiamo mettere la pasta. Io ci aggiungo un altro po' d'acqua. Allora, ho pesato la pasta che sta in questo bicchiere, perché non ho ciotole. Cioè, ce l'ho le ciotole, però non ho voglia di prendere la lavastoviglie, sono pigra. Quindi ho la pasta in un bicchiere. Mettere la pasta e poi versare l'acqua. Ok, noi facciamo il contrario perché siamo svegli. E ora devo aspettare che l'acqua bolle, che tutto questo bolla. L'acqua sta bollendo e quindi mi dicono adesso che ogni tanto devo mescolare, però devo aspettare semplicemente che si cuocia. A me piace molto corposa, non so come si dice, quindi farò asciugare praticamente tutta l'acqua e mentre praticamente quando sarà tutta asciugata sarà pronto. Dai che ce l'ho fatta, forse ce l'ho fatta, dai, dai, dai! Mentre si cuoce, mi stavo vedendo il podcast della Diva del Tubo, uno dei podcast della Diva del Tubo. Mi sono detta, mi apro una Monster da un gusto particolare, di quelli che ho comprato e non ho mai assaggiato. E stavo per assaggiarlo e mi sono detta, ma perché non assaggiarlo in video? Fare aggiungere questa cosa assaggio a, mentre tanto si sta cuocendo, voi potete aspettare un po', quindi assaggiamo. Oddio, l'odore lo conosco. Sembra, non dico il tè alla pesca, però più o meno. Secondo me è tenero. Che cazzo c'è dentro? Dove sono gli ingredienti? Mo scopro che c'è tipo gelatina animale triturata dentro e mi picco. Taurina, ok. C'è dei vegetali. Dice cosa ci sia dentro. Fantastico, assaggiamo. Oddio, non sa assolutamente di te la pesca. Oh, so di cosa sa. Avete mai provato all'Eurospin la polvere che fa il tè? Che praticamente è una polvere zuccherina che praticamente tu metti nell'acqua, mescoli e fai il tè. Sa di quello! No, adesso, cioè, sta sicuro. Di quello però non alla pesca. Sembra, non è anche a limone, di che cazzo sai? Non lo so, comunque è buono. Raga, cioè, vi ricordate la brodaia che vi ho inquadrato prima? Guardate adesso com'è, è mangiabile, cioè forse sto facendo qualcosa di buono in questo mondo.
Non vado a Masterchef, domani il provino di Masterchef. Raga, che cazzo è? Boh, mi stanno derubando. Io mi domando, ma un vegetariano o un vegano può andare a Masterchef? Cioè, ti danno da cucinare la carne, il pesce, le uova, cioè tu devi cucinarlo, se ti chiedono devi cucinarlo, non è che puoi dire faccio solo piatti vegani! Che poi sono buonissimi, non lo metto in dubbio. A me, io ho assaggiato la carbonara vegana fatta in un ristorante ed era buonissima. Però tu al master chef, devi cucinare tutto. Sono curiosa. Lo chiedo, lo scrivo a Canavacciuolo. Ma un vegano! Sì, perché mi risponde. Allora. Non sembra quella che mi fa mia madre. Ma per niente. Cioè, quella di mia madre la vedi e ne mangi 5 piatti. Questa... boh, non è invitante. Cioè, non ho detto odore. Ma scusa, no, se ti avvicini molto, odore di pasta e patate. Però non come quella che fa mia. Cioè, mia madre, cazzo, è un genio in cucina. Io faccio schifo. Assaggiamo. Adesso ho mangiato un pezzo con la cipolla, ecco perché era così buono. No, dai, è buono. Sono partita prevenuta, dicevo già. Cioè, non è come quella di mamma, perché non è come quella di mamma. Infatti io devo fare un corso di cucina da mia madre, altro che cucina giapponese. Però bene, adesso mi finisco questo piatto, vado a vedermi il podcast della Diva del Tubo e niente, ciao. Ah, devo chiudere il video, cazzo. Ricordate che i book carnivore vi osservano sempre anche mentre mangiate e ciao.